rappresentare l'abuso nel periodo dell'Expo, insieme a quelle che sono poi lo spazio istituzionale all'interno di Expo Milano 2015, insieme ad altre location milanesi, e questa è una location messa a disposizione delle varie enti, di varie associazioni che poi vengono qui come se fossero, si chiama proprio Casa Abruzzo, come se fosse la loro casa. Tra le convenzioni poi siglate dalla regione c'è anche la convenzione con il Coragire, di cui noi siamo soci, poi l'ingegner Valente ci spiegherà che cos'è per agire e cosa fa, e oggi la giornata è dedicata a Coldiretti. Coldiretti ha voluto a sua volta dedicare ai giovani, e in virtù poi dell'esperienza che si è stata fatta Expo, alcuni a volte li troviamo perché è stato un Expo, l'abbiamo detto più volte, l'Expo dei giovani. L'incontro che abbiamo voluto organizzare oggi, promuovere oggi, si chiama Exportiamo Futuro. Esportiamo, lo capite da voi, Expo e futuro sono le due parole d'ordine, perché Expo, perché appunto l'anno dell'Expo, perché voi siete giovani, quindi portatori di quel concetto di futuro di cui ci vogliamo essere protagonisti. E un saluto quindi speciale e particolare lo devo dare al segretario nazionale dei giovani, Carmelo Troccoli, che devo ringraziare, lo faccio veramente sinceramente col cuore. Perché oggi doveva essere impegnato in un'altra situazione ben più grande, di ben altra visibilità fuori Milano, oltre ad essere già distante da casa da diversi giorni, e devo dire ha detto subito vengo, e c'è stato, cioè l'ha detto e l'ha fatto, quindi il fatto che oggi sia qui, a parte che mi riempie di gioia, sinceramente mi fa pure un po' orgoglio che abbia scelto di essere qui. Quindi un saluto a lui, un saluto a Stefano Ravizza, che conosco personalmente da tanti anni, anche Pier Carmine forse da un po' di meno, Giuseppe anche, e che ho visto crescere il vostro delegato, a cui sono personalmente legata veramente da tanto affetto. E ovviamente ci sono Pier Carmine, che è lui il nostro delegato dei giovani, Giuseppe Scurrano come presidente del Mercato d'Abruzzo, ma anche come delegato di Giovani Impresa Pescara, a dimostrazione che poi i nostri giovani effettivamente crescono e vengono scelti anche per altri incarichi. E ringrazio l'ingegner Valente che viene qui, è qui presente come Agire, come polo di innovazione Agire, e il direttore di Napoli di Teramo, Massimiliano Volpone. E a loro in particolare chiedo di aprire questo incontro con i saluti, in modo che ci raccontino anche qualcosa in più di questa giornata. Grazie a tutti per essere presenti, e mi auguro che riusciate a sentirvi davvero a casa Abruzzo, quindi che l'Abruzzo sia in grado di accogliervi nel migliore dei modi. Ma sono sicura che sarà così, anche e soprattutto con il momento più conviviale che avremo dopo, oltre a questo più diciamo inerente alle tematiche legate all'esportazione, al futuro, alla crescita, all'innovazione e ad uno sviluppo congiunto che poi porta sempre dei buoni frutti e dei buoni risultati. Ed è proprio con il lavoro che si fa in rete, con la collaborazione, che noi di Agire cerchiamo di far crescere assieme le imprese. Infatti il nostro consorzio è nato nel 2010 con 16 imprese. Pian piano è cresciuto, oggi ne abbiamo 134 associate di tutte le dimensioni ed estrazioni. Abbiamo aziende agricole, aziende agroindustriali di diversi settori, pasta, vino, olio, carne, frutta, e università, centri di ricerca, imprese di servizi, e assieme queste aziende realizzano dei progetti di innovazione di prodotto, innovazione di processo, innovazione commerciale, organizzativa, per cercare di crescere assieme. Sono contenta che la Coldiretti sia presente qui oggi e di nuovo vi ringrazio tutti. Con loro abbiamo sviluppato anche un progetto legato a Campagna Amica, con l'apertura di alcuni punti vendita, e sono felice della presenza dei giovani, perché realmente questo rappresenta in questo momento un punto cruciale, il passaggio generazionale, la crescita, l'introduzione dei giovani nel mondo agricolo, o la sostituzione nel caso in cui le aziende erano già avviate. Secondo me è un aspetto fondamentale che ha bisogno di essere supportato
da diverse istituzioni e da diverse realtà. E credo che assieme con questi progetti sviluppati in rete si possa crescere. Di nuovo vi ringrazio per la vostra presenza e se avete delle domande, se volete conoscere meglio anche la nostra realtà, io sono a disposizione, ma probabilmente poi durante questo seminario avremo modo di dialogare ancora. E cedo la parola al dottor Volpone. Grazie a tutti, mi corre l'obbligo di dare il benvenuto al nome del Polo Agire, quando col diretti Abruzzo e socio del Polo Agire, io ho l'onore di far parte del Consiglio di Amministrazione del Polo Agire. Poi quindi porto il saluto del Presidente del Polo Agire, Luciano Di Carlo, dell'amministratore delegato De Falcis e di tutti i consiglieri del Polo. Inoltre porto il saluto del Direttore regionale Alberto Bertinelli, che è dovuto, o meglio, è presente in questo momento al Consiglio regionale d'Abruzzo dell'Aquila, quindi non è potuto essere presente, comunque vi porto il suo saluto. Cosa dire del Polo Agire? Noi come associazione di categoria siamo dentro e ci siamo da fin dall'inizio, perché è uno dei poli di innovazione della Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo ha diversi poli di innovazione, una decina, anche di più di una decina, però quelli che funzionano sono pochissimi. E il Polo Agire, che si occupa di agroindustria, è uno dei pochi che funziona. Funziona perché funziona? Perché l'agricoltura, l'agroindustria, diciamo, è un modo di sveglio, c'è un'attenzione, diciamo, ricorrente da diversi anni. Il Polo stesso si è strutturato in maniera tale da essere vicino alle imprese socie e le imprese si stanno associando sempre di più. Ogni anno il numero di imprese associate aumenta, quindi questo sta a significare che c'è un interesse verso l'innovazione e verso, diciamo, la crescita delle imprese agricole stesse. L'invito che facciamo come amministratore del Polo è quello di far conoscere la operatività, la funzione del Polo all'interno della realtà agricola abruzzese e fare in modo che sempre più imprese agricole si associano, ma soprattutto le imprese agricole giovani, perché Polagire fa, promuove, accompagna specialmente in modo particolare l'innovazione in agricoltura e l'innovazione nell'impresa agricola. Quindi quale miglior momento di incontro tra il giovane di Coldiretti, l'imprenditoria giovanile che noi come organizzazione seguiamo e cerchiamo di accompagnare con l'attività istituzionale che fa un polo di innovazione dove sia il pubblico, perché il polo è finanziato sia da una parte pubblica che da una parte privata, cioè le imprese stesse per essere all'interno del polo si finanziano e versano una quota annuale di partecipazione, quindi quale migliore incontro matrimonio possa essere utile per promuovere il tema oggetto di discussione di oggi, cioè quello di parlare di futuro, di innovazione e di crescita delle imprese, specialmente se queste imprese sono guidate da giovani, come abbiamo la fortuna di avere all'interno della nostra organizzazione, che sempre più imprese giovani prendono in mano le imprese, magari che erano state gestite dai genitori o dalle generazioni precedenti, e lo portano a livelli di eccellenza, sia a livello produttivo ma soprattutto a livello di commerciale e di immagine. Questa è una cosa bellissima. Quindi, come ripeto, nella doppia veste cerco di coniugare questi aspetti e ripeto, il Polo agroalimentare dell'Abruzzo ha anche un'attenzione da parte del nuovo governo della Regione Abruzzo, perché il governatore e anche l'assessore all'agricoltura ha detto con chiarezza che è uno dei pochi poli che ha svolto il proprio lavoro in una maniera accettabile, buona, ed è uno dei pochi poli che la regione politicamente vogliono continuare a finanziare e a sostenere dell'imprenditoria agricola e di tutto il discorso del circuito agroalimentare. Quindi vi ringrazio di essere intervenuti e cogliamo questa occasione per un proficuo dibattito e approfondimento. Grazie. Una cosa brevemente ve la voglio raccontare, perché un po' racconta perché siamo qui oggi. E quando siamo stati dal 28 giugno al 4 al 5 luglio a Milano per Expo, siamo tornati distrutti.
e voi penso che lo sapete bene, nel senso che è un'esperienza bellissima, però anche tanto stancante. Per noi è stata doppiamente stancante perché abbiamo portato sia la struttura, quindi i dipendenti, che i giovani, cioè strutturati, avranno fatto così magari anche altre regioni, poi abbiamo trovato anche voi. Cioè, quindi è stata una doppia, ripeto, una grande fatica, però anche una grandissima soddisfazione, tant'è che i ragazzi sono stati contentissimi. Qualcuno, tipo Paolo D'Alessio, adesso sta lì cercando di farmi foto, già si è contato che verrà con voi e ci ha fatto tanto piacere. Quando siamo tornati, questo vi volevo dire, il giorno dopo è arrivato il dottor De Falcis. È arrivato il dottor De Falcis, che ha parlato con il dottor Bertinelli, che è il direttore di Coldiretti Abruzzo, dicendo: allora abbiamo questa iniziativa, questi giorni in cui vi mettiamo a disposizione Casa Abruzzo, e ve la sentite? Ovviamente noi eravamo appena tornati e siamo rimasti un po' così, e il direttore disse: è stato l'Expo dei giovani, vediamo se i giovani se la sentono. E la cosa bella, per questo ve lo racconto, che loro, che sono gli stessi che erano venuti prima, cioè non hanno esitato un attimo, anzi è stato un problema perché noi avevamo la disponibilità per due persone da portare, ne siamo invece sette, otto ingegneri. Otto. Per cui questo mi fa capire, cioè ci ha fatto capire quanto l'esperienza di Expo sia stata importante in termini proprio di relazioni, di passione, di stimolo, ecco, sì, di quelli che poi sono le tematiche di Coldiretti. E da qui il titolo, cioè che titolo gli mettiamo? Esportiamo futuro, perché invece il titolo che avevamo dato poi alla settimana in Expo era Esportiamo Abruzzo. Per cui cosa è stato, qual è stato poi il risultato, il frutto di quel progetto di promozione che abbiamo portato a Milano? È stata appunto la promozione del nostro futuro, che dei nostri giovani e delle nostre imprese. Quindi ringrazio, e non lo faccio per piaggeria, come direbbe per il dottor Bertinelli, il segretario, perché ha aggiunto a quello che erano i nostri obiettivi, le nostre speranze, il progetto Esponiamoci, che siete voi, che sono loro, e che insomma è stata la bella cornice di questo grande appuntamento. Però a questo punto vorrei fare una domanda. Cosa ci lasceranno questi sei incredibili mesi? Cioè questi mesi di Milano vissuta così intensamente, per andare, per stare e poi al nostro rientro. Quando tutto sarà finito, che cosa ci lasceranno? E allora penso che sia indicativo e sia importante sentire delle parole che probabilmente vi capiterà poi di risentire, però che oggi credo che sia la prima volta che le sentite, perché è un lasso temporale piuttosto breve, e da una persona che segretario conosciamo bene. Letizia. Ah. Arriviamo subito. L'ombra, sì. Quando non si muove più il mouse. Un attimo di pazienza. Poi magari qualcuno non ci sentite, però per molti serve. Non si muove il mouse. Guarda, qui su questo desktop io non vedo niente. Il mouse, perché se c'è lo schermo affiancato, mentre non li porti, lo riporti sul tavolo. Vai, ragazzi, se vi tengo a questo. Se c'è lo schermo affiancato. Giuseppe è scomparso di nuovo. Torna. Ce l'hai sulla. Perché ce l'hai di nuovo a destra? Ecco. Tu a sinistra, ok. Tu cosa mi dici? Infatti, non sono per sé. Perché tu non l'aiuti. Gide sul campano deve aver confuso la signora, eccetera. È il bello della diretta. Il bello della diretta. Siamo proprio così. Perciò ho detto che questo è nuovissimo. Ed è una difficoltà di parlare dopo due diventi, ho una grande difficoltà aggiuntiva, e quindi insomma spero di fare abbastanza male, spero di dire che
questo peso, questo carico. Allora, Presidente, prima ci ricordavi, parlando di Expo, quanto sia giusto ogni tanto ricordarci, no? delle belle cose che siamo riusciti e che stiamo riuscendo a fare. E detto che siamo bravi, che per questo ci meritiamo un applauso. Io in realtà mi permetto di dire che siamo super bravissimi, che è un insulto alla grammatica italiana, ma che però allo stesso tempo è una celebrazione, un elogio della nostra grande capacità distintiva, che anche in una grande occasione come Expo siamo in grado di mettere in campo, siamo in grado di raccontare e di rappresentare. Expo è una grande opportunità, ce lo siamo raccontato tantissimo prima dell'inaugurazione e nel corso di queste settimane. Un'opportunità non solo economica, ma anche un'opportunità sociale e culturale, perché ci permette di mettere al centro del dibattito i nostri temi, tutto quello che abbiamo costruito in questi anni. Ma le opportunità non vengono calate dall'alto, le opportunità si costruiscono, e così come Coldiretti ha costruito Coldiretti il proprio modello di sviluppo in tutti questi anni, anche in questo caso Coldiretti è riuscita a costruire un Expo che, se non ci fosse stata Coldiretti, avrebbe rischiato di scomparire, di essere soffocata, che è l'Expo della correttezza, che è l'Expo della verità, che è l'Expo delle relazioni e che è l'Expo della trasparenza. E così come si costruiscono le opportunità, si costruiscono le politiche. C'è una bella differenza, una grande differenza tra politiche e politica. C'è la politica, quella a cui noi molto spesso tutti i giorni assistiamo, che è la politica dello slogan, la politica dell'annuncio, che è la politica anche delle false promesse, quindi delle promesse non mantenute, e che è molto spesso anche la politica dell'individualismo. E poi ci sono le politiche sono invece strategie, sono piani di azione, sono progetti che hanno un valore continuato e continuativo nel tempo, ma soprattutto le politiche sono le persone stesse diventano politiche quando abbiamo la fortuna di avere una giunta di questo calibro, quando abbiamo la fortuna di avere un presidente del nostro calibro, quando abbiamo la fortuna di avere un segretario di questo calibro. Noi tutti diventiamo politiche. Diventiamo politiche quando iniziare in momenti come questi parliamo di responsabilità, parliamo di educazione, parliamo di rispetto, parliamo di inclusività, di empatia e di integrazione. E sono queste le politiche che costruiscono gli esempi, buoni esempi di cui oggi più che mai abbiamo bisogno. E c'era una persona che ha fatto la storia della nostra Repubblica, che rivolgendosi ai giovani, ma soprattutto ai giovani, ma a tutte le persone, a tutti i cittadini italiani, ci ricordava che oggi le persone, i giovani, non hanno bisogno di grandi sermoni, ma hanno bisogno di buoni esempi. E io sono sicura che se oggi questa persona fosse ancora viva, probabilmente troverete e riconoscerete la grande forza di una grande organizzazione come la Coldiretti, che costruisce dei buoni esempi tutti i giorni, quotidianamente. E da questi buoni esempi nasce quella fiducia, che è quella che oggi ci manca, che è quella che può permettere alle persone di ritornare a credere nelle proprie capacità. Ed è la fiducia che serve oggi più che mai, soprattutto alle nuove generazioni. E io credo che oggi ridare fiducia alle persone sia la più grande prospettiva, la più grande vittoria che un'organizzazione può vantare. E quindi io mi sento in grado e libera adesso di dire a cuore aperto che noi giovani, noi tutti di Coldiretti, ma soprattutto noi tutti cittadini italiani, di Coldiretti ci fidiamo. Grazie. L'intervento di Maria Letizia Cardoni, della nostra delegata nel corso dell'Assemblea Nazionale del 18 luglio, quindi pochissimi giorni fa, e quindi Expo della conoscenza, Expo della trasparenza, Expo delle opportunità, Expo del rispetto, Expo dell'integrazione, giusto per citarne ancora, della fiducia, delle buone idee. Insomma, questo Expo è un grande contenitore di tante cose belle. E allora volevo chiedere a Giuseppe Scorrano, se ci racconta, visto che lui l'ha fatta insieme a Piercarlo, insieme a Paolo, a Giuseppe che sta seduto in platea, insieme a tutti quanti noi, ovviamente non cito il direttore perché si sa, insomma il direttore e presidente, qual è stata la sua esperienza e come delegato e come impresa di questi 7 giorni a Milano, anche perché ci ha aiutato anche in termini organizzativi prima di Milano. Beh, diciamo una cosa che sicuramente ho capito, che Expo si dorme poco, si dorme poco, niente, diciamo che tutto il tempo lo si impiega a lavorare, a fare il meglio, per il meglio di noi. Expo è stato per la regione Abruzzo, per la Coldiretti Abruzzo, per noi giovani, un bel banco di prova. Ci siamo relazionati, per quanto ci riguarda, in un'esposizione internazionale, un'esposizione mondiale, senza realmente sapere cosa
a cosa stavamo andando incontro. E, diciamo, con la voglia di fare, lo spirito, diciamo, quel pizzico di incoscienza che caratterizzano i giovani, ci abbiamo messo tutta e ci siamo presentati, siamo andati ad Expo. Abbiamo voluto, diciamo, rappresentare tutta quella che è la varietà della nostra regione. Ci siamo approcciati come a questa grande fiera, grande esposizione, come una piccola regione. Abbiamo fatto i nostri piccoli passi, cioè un punto di piedi siamo entrati, e poi ci siamo resi conto che avevamo delle belle carte da giocare. Abbiamo capito che se ci impegniamo anche noi, che magari siamo veramente piccoli, penso, giusto fare anche magari confrontarci, visto che voi siete magari una regione decisamente più grande, molto più variegata, siamo saputi relazionare, e sinceramente è stata una bellissima esperienza formativa, e ci siamo messi in gioco, ci siamo conosciuti meglio noi, ma abbiamo conosciuto anche un pochettino, onestamente parlando, quella che è, diciamo, quello che è il mondo che ci circonda, perché passeggiando lungo il Cardo e il Decumano ti rendi conto che sei in una piazza mondiale, vedi comunque gli stand del Kazakistan, dell'Uzbekistan, i vari stati più sconosciuti, che comunque sono lì presenti, dal Messico che avevano a fianco, che facevano le loro feste di sera. Cioè, diciamo, Expo è stato un po', sono racchiuso momenti goliardici a momenti seri di duro lavoro, diciamo anche questo. Noi abbiamo cucinato tantissimo, preparato tante cose da mangiare, visto che comunque il tema era nutrire il pianeta, energia per la vita, noi abbiamo dato tutte le nostre energie per rappresentare quelli che sono i nostri prodotti, i nostri piatti, cose che sì, adesso sono argomenti molto discussi, la cucina, il cibo, ma ci siamo resi conto che per noi è anche la nostra identità, cioè noi siamo produttori agricoli, come detto, produciamo cibo, e produciamo cibo in una maniera talmente variegata, già soltanto in una regione piccola come l'Abruzzo, figuriamoci in una nazione come l'Italia, e questo ci ha dato una coscienza di una ricchezza impressionante. E qui però dopo ci siamo resi conto come andare avanti, la necessità è quella di farsi conoscere, ed è difficile, anche stando ad Expo una settimana e vedere tutte quelle persone che passano, effettivamente ti viene a riflettere, però ti dà appunto una coscienza che possiamo giocarcela, diciamo, abbiamo tutte le carte regole per farlo. Questa è stata un pochettino quello che ho potuto capire e imparare. Io invece adesso vorrei una testimonianza da Stefano Renzi, perché io personalmente sento parlare di Expo di Milano da 8-9 anni, forse qualcosa in più, e noi in questa esperienza l'Abruzzo ha esportato nel vero senso della parola, nel senso che è uscito dalla sua terra per recarsi qui, per incontrare tutto il mondo. Una diversa prospettiva sicuramente l'avete avuta voi, mi riferisco ai giovani lombardi, cioè voi l'avete ospitato il mondo, cioè per cui tutte le meraviglie, tutte le differenze, siete stati voi quel contenitore. Allora mi chiedo quanto ha influito su voi giovani imprenditori agricoli, cosa ha voluto dire e cosa lascerà, e lo chiedo a te perché se in questi ultimi 5-6 anni l'hai vissuta sulla pelle. Secondo me sicuramente ti lascia orgoglio di essere italiano, anche perché noi il 1° maggio, tante delle persone che sono qua dentro si sono recate in Expo con tutte le paure, le ombre, i padiglioni non finiti, i lavori ancora in corso. In realtà siamo entrati in un ambiente di 1,2 km, un mix di cultura, design, bellezza, l'interpretazione del cibo di 144 paesi, e forse ti sei reso conto anche che oltre alla musica, che è un fortissimo connettore sociale che riempie gli stadi, altrettanto riesce a fare il cibo, che è riuscito a portare a Milano, in Italia, un'esposizione universale che passerà alla storia, perché è quella che ha avuto la partecipazione più numerosa di tutti i paesi, 144 paesi coinvolti, in più primati anche di prevenza con biglietti. Adesso c'è un sacco di discussione su quante persone giornalmente entrino, su quante ne siamo passate.
chi è operatore del settore, chi ha vissuto Expo giornalmente o settimanalmente, si è accorto che più o meno in qualunque ora del giorno c'era un afflusso di persone mostruoso. Da lombardo, soprattutto da un imprenditore agricolo, da colui che produce cibo e che cerca di raccontarlo in modo innovativo, come prima diceva il vostro direttore, è una grande occasione. È un Expo che ti permette di incrociare e di relazionarti e costruirti dei ponti anche sull'estero. Ormai tutto si incrocia lì. Compratori, buyers, delegazioni straniere. È un Expo che può farti riflettere sulla fortissima capacità che ha l'agroalimentare italiano di essere raccontato, di essere riconosciuto e di essere venduto fuori dai confini italiani. Ma secondo me ancora di più è un sei mesi di esame di coscienza e di riflessione a livello nazionale che ci può effettivamente far capire cosa può fare di bello e di buono questo paese. Poi Milano secondo me l'ha vissuta anche per altri aspetti, non molto distante da qua, se voi andate sul Naviglio Grande vi affacciate sulla Nuova d'Arsena, dove hanno ristrutturato tutta un'area che era dismessa, adesso tutta quest'area è tutta completamente ristrutturata, nei weekend ci passano oltre 100.000 persone tutti i weekend, è stato allestito un mercato metropolitano, c'è un picchio nel parlare di food, di cibo, di show cooking, che è impressionante. È chiaro che Expo è tanto forte, è uno strumento mediatico potentissimo, bisogna però saperlo usare, bisogna metterci dei contenuti. E oggi chi ci sta mettendo dei contenuti che possono richiamare anche un po' i problemi che ne viviamo, al momento oggi siamo solo noi che stiamo facendo questo. Dalla giornata del latte, dalla partecipazione alla giornata della pizza, dalla giornata della frutta di stamattina, dal raccontare in una mattina durante l'Assemblea Nazionale in una carrellata di 10-15 metri tutti i falsi made in Italy o Italian Sound che vendiamo intorno in giro nel mondo. Expo è fortissimo, sono sei mesi condensati che anche attraverso la partecipazione di tutte le regioni ci ricordano un'altra volta quanto è fortissima la biodiversità italiana, perché come diceva lui anche una piccola regione come l'Abruzzo può riempire sette giorni raccontando in sette giorni sette tipicità, sette cibi, sette tradizioni, sette modi di vivere il cibo in maniera differente. E riusciamo a riempire sei mesi, e riusciamo a riempire sei mesi. Adesso ci sono i calabresi. È un Expo che può veramente farci capire cosa sanno veramente fare gli italiani. No, veramente ringrazio Stefano perché ci sono stati veramente tanti spunti. Quando parli di capacità dell'agroalimentare italiano di essere venduto e riconosciuto, cioè quando parli di concetto di food, cioè effettivamente si parla di food tantissimo, è diventato proprio un must per dirla, proprio perché l'Expo è stato questo volano importantissimo. E una cosa che voglio raccontare, perché poi il senso di questo incontro è un incontro tra di noi, infatti così l'abbiamo proposto al segretario, è un modo per parlare, infatti vi invito anche in questo momento a pensare che qualcuno vuole dare un'esperienza, vuole raccontare qualcosa che ha vissuto, lo racconti, perché lì dentro l'Expo abbiamo mangiato, abbiamo visto, ci siamo raccontati, però in questo momento raccontiamo tra di noi quello che è stato per noi, cioè probabilmente una cosa che vi volevo dire, che nella sua semplicità è molto importante. Quando dovevamo con i ragazzi preparare l'Expo è venuto fuori che dovevamo parlare proprio di quelle tradizioni di cui diceva Stefano. Che cosa raccontiamo al mondo? Siamo una regione piccola, ma non abbiamo granché, abbiamo solo olio e vino, perché questo era. Poi siamo accorti che la memoria attivava tutta una serie di cose che andavano sempre più lontane e venivano magari riproposte in termini nuovi. Cioè abbiamo recuperato delle ricette, abbiamo recuperato anche dei prodotti, anche dei modi di fare cibo e le abbiamo riproposte. La cosa bella, dopo magari i primi due giorni che sono stati magari difficili, abbiamo capito che avevamo veramente delle cose da dire. Quando qualcuno ha parlato
ovviamente perché lì parlo dei giorni prima dell'Expo della Ciaudella, che io devo dire sinceramente non sapevo neanche cosa fosse, che è un'insalata di pomodori e pane bagnato nell'insalata di pomodori, affogato nell'insalata di pomodori. Cioè è stato un come dire, oh mio Dio è vero, la mia nonna diceva così, allora lo devo raccontare perché sennò va perso. Per cui è stata l'occasione per parlare della marmellata tua che magari è fuori e l'abbiamo fatta indovinare, nessuno sapeva che cos'era la Sonprugno, no, marmellata tua, perché si chiama sfrucchiata? Sfrucchiata perché viene spremuta con tutte le bucce, così. Quindi un raccontarci, cioè farci conoscere in un mondo invece che poco parla, ma magari legge, si manda sms, whatsapp, è stata una grande esperienza di conoscenza. Una cosa che però ci tenevo a dire e volevo far parlare Giuseppe, perché sennò sembra che l'Expo è stato un sacco di chiacchiere e poco business. Invece, al contrario di vieni, raccontacela, perché al contrario di quanto si pensava, diciamo, tutti quanti, le aziende probabilmente non venderanno. Invece abbiamo avuto situazioni forse è baciare la fortuna, forse magari ci hanno saputo fare, forse perché era il giorno giusto, il prodotto giusto. Situazioni invece che ci fanno capire quanto l'Expo può essere per alcune aziende un volano proprio economico. E quindi la vorrei raccontare perché la sua è carina ed è poi stata anche trattata a livello di giornali, è stata raccontata, perché è un episodio simpatico. Allora, questo qui di un volano è con un po' zafferano. Che è l'anello di congiunzione, diciamo, tra L'Aquila e Milano, per più famoso risotto alla milanese, è nato lo zafferano nostro. È stato sviluppato soprattutto cucinato a Milano per un semplice motivo: ai tempi che mia nonna faceva lo zafferano, finita la seconda guerra mondiale, giustamente non si potevano allenare, tutti quanti non potevano permettersi di mantenerlo, quindi lo dovevano vendere. Passavano i famosi compratori che vendevano prima alla fiera di Bologna, poi per evitare famoso Dazio, che sapevano che era interessato in molti milanesi, quindi andavano direttamente a Milano e vendevano tutto lo zafferano. E da lì è nato il famoso zafferano alla milanese, che è stato fatto il risotto alla milanese è stato fatto con lo zafferano nostro. Invece, parlando dell'Expo, io all'inizio pensavo un colpo di fortuna, e invece dopo, parlando con Nabil, è stato un qualcosa quasi indirizzato, perché ho avuto la fortuna di avere un apprendi di Emirati Arabi. È venuto, passato prima dal ministro, mi sembra che era il ministro dell'economia, con lo sceicco, e si è avvicinato una terza persona. Ma hai visto appunto che tipo di zafferano era, sarà proprio quello dopo dell'Aquila, tramite traduttore. Però poi vi dico una cosa, per uscire fuori dall'Italia bisogna sapere l'inglese. Io ho preso un cazziatone dal console italiano, perché mi ha detto siamo nel 2015, se puoi parlare con loro dall'arabo si sono adattati all'inglese. Detto come prima cosa, l'inglese è la cosa fondamentale, però tramite il console, tramite i traduttori abbiamo fatto il tutto. Allora loro erano interessati a questo zafferano per il semplice motivo, loro prima lo prendevano dall'Iran e dall'Egitto, però con l'Iran e l'Egitto un po' in guerra, l'Iran nella situazione com'era, si sono informati su questo tipo di zafferano, sapevano che sono passati, hanno visto l'insegno tutto quanto il zafferano e hanno fatto appunto questo acquisto degno della loro portata. Una sera sono stato anche invitato al loro padiglione, l'hanno cucinato e lì ho fatto la stessa cosa, la differenza dello zafferano al mondo. Lo chef di Dubai, allora, per queste qui le dosi consigliate, vedete che è in pistilli, sono circa 4-5 pistilli a persona. E lo chef lo voleva svuotare tutto per 5 persone, perché era abituato a quello dell'Iran, a quello egiziano, che non ha né colore né sapore, è sempre zafferano. E lì è nata questa cosa appunto che, grazie a Dirette che ci ha portato all'Expo, è stato finalmente valorizzato, messo in vendita da zafferano. Come diceva Giuseppe, non si dorme poco. Io aggiungerei un'altra cosa, e si cammina tanto. Perché se si sta fermi, io avevo il mio stand tutto quanto, ma se là nel giro di 5 metri si girano 5 stati. Come diceva lui, noi c'eravamo il Messico davanti, io la prima, da questo spunto che mi ha dato Dubai, ho preso questo vasetto di zafferano, l'ho aperto, e ho iniziato a parlare con tutti i chef, da quello del Messico, e la soddisfazione migliore dopo Dubai è stata quella della Spagna, perché la Spagna ci rivendica sempre che sono loro che hanno inventato, cioè che hanno iniziato a coltivare lo zafferano.
il fatto sta che il Poder Spagna, anche se ancora non l'ho acquistato, però lo chef si è interessato a questo. Lì l'unica cosa, come dicevo, bisogna camminare. Se si sta nello stand è capace che passa qualcuno, ma se quello che non passa. L'Expo, ovviamente ci sta il mondo. Ho fuggito il mondo in 80 giorni, là si fa in 8 minuti, parlando, passando da chef a chef. Quindi quando dovete promuovere un prodotto, dentro l'Expo, quello che promuove il prodotto non è il console, non è il presidente del padiglione e quant'altro, ma è lo chef, è lo chef che mette in mano questo. Questo qui racconta una breve descrizione di questo fiore. Allora, questo qui si chiama Crocus sativus, è un fiore che nasce nell'altopiano di Navelli. Nasce in tutto il mondo, ma quello dell'altopiano di Navelli ha dei valori così alti che in nessuna parte del mondo riescono a ottenere gli stessi risultati. Per altezza, come diciamo prima, sbalzi forti di temperatura, perché l'Aquila, la zona dell'Aquila, dove abito io, l'inverno è capace che fa meno 20 di notte e più 15 di giorno. Quindi questo sbalzo mi dà una forte tempra. È un fiore che sotto ha il bulbo. Il costo così elevato è dato dalla lavorazione. La lavorazione inizia dalla raccolta. Allora la raccolta si fa verso ottobre-novembre. Si prende questo appunto, questo zafferano, e si fa tutta la procedura di raccoglierlo, fare la sfioritura ed essiccarlo. Poi in questo periodo, intanto i bulbi vengono lasciati sotto, e in questo periodo si piacciono. E tutta questa procedura non c'è nessun macchinario. Io pure, come dice Alessandro, dicevo all'Expo, era un po' titubante perché casomai ci sono una massa di gente, però alla fine, nonostante c'erano degli auri, ma c'erano anche i visitatori. Anche i visitatori sono stati attratti da questo, soprattutto vedendo il DOP dell'Asia. Questo DOP è quello che dà la certificazione, che è stato analizzato e ritiene tutti i requisiti. E appunto, grazie all'Expo, come dicevo prima, facendo non due passi, ma 8 km, si può girare tutto il mondo. E con questo è stata, diciamo, virgolette, botta di fortuna, però è stata appunto l'occasione di mostrare il vero valore di questo prodotto al mondo. Solo così si poteva ottenere. Aggiungo che Nabil, che è appunto l'emiro che è venuto, non solo ha comprato tutto lo zafferano, per cui Giuseppe tutto. L'ha comprato, quindi Giuseppe è andato a spasso per l'Expo. Ma poi è tornato. How much? 20 euro al grammo. Siamo curiosi, Giuseppe. Per cui, 20 euro al grammo, 700 grammi. Sì. Ma poi è iniziata una collaborazione su questo fatto, nel senso che è iniziato proprio un genuinione rispetto con loro. In più, devo dire, la cosa curiosa, siccome poi noi non ci facciamo sfuggire niente con diretti, li abbiamo invitati a venire a tornare nel padiglione. Loro ci hanno invitato ed è nato questo scambio amichevole, amicale, chiamatelo come volete voi, e sono venuti ad assaggiare l'arrosticino. Dall'arrosticino hanno voluto assaggiare la famosa scucchiata, che è la quella margherita, che voglio dire, quindi è nato un grande amore degli arabi nei confronti della carne di pecora che loro possono tranquillamente mangiare. Infatti questa foto ha fatto veramente un giro incredibile con Twitter, e per questa scucchiata che hanno voluto in grandi quantità poter riportare quindi nelle loro case. A dimostrazione che effettivamente poi quelle reti di relazioni che ha potuto creare l'Expo è un po' quello che poi succede in tutto il mondo. Se la qualità, si riesce a far conoscere la qualità di un prodotto, e questa è poi l'azione che svolge con diretti, è importante per tutti. E, a questo punto però vorrei... Prego Giuseppe. Allora, una cosa che è una parentesi. Quando si parla di Dubai, si parla di gente ricca, e vi assicuro che è veramente ricca. Cioè, mangiano con le mani, però a me mandano fornito le posate loro. Loro hanno le posate, sono tutte in oro per una questione di salute, perché loro è il metallo più puro, non per perché sennò dovrebbero usare il platino e quant'altro. Però nonostante hanno tutti questi soldi, non sono messi. Cioè, io questo qui non è che io volevo sparare a 100 euro al grammo. Esiste internet, sapevo del prezzo dello zafferano. Perché mi hanno raccontato di un fatto, nel prodotto nella regione. È stato venduto un prodotto, è stato proposto un prodotto a 5 volte il valore italiano. Quel importatore non lavora, l'esportatore non lavora più per Dubai. Il prodotto dello zafferano che mi hanno comprato, ma loro mi hanno detto,
tranquillamente che lo analizzavo, in modo che io al prossimo ordine dovevo andare, non sapevo come conquistato, doveva essere lo stesso, perché c'era stato un altro problema di una prima fornitura di, per quanto riguarda il food, seconda fornitura la roba era in terza scelta, quindi è come se date una mozzarella di bufala e subito la seconda spedizione mentre dite la mozzarella di scampo. Loro ne sanno molto più di noi del prodotto che stanno acquistando. Si pigliano pure i soldi che ti hanno dato alla prima. Eh? Se gli fai una cosa del genere si riprendono pure i soldi che ti hanno dato alla prima. No, però hanno un metodo di pagamento, un metodo di spedizione impressionante. 50% dal momento del loro. Però siccome sono molto ricchi, hanno pure avvocati straordinari. Però hanno il 50% dal momento del loro e il 50% dal momento per correre per prendersi la merce della nostra azienda. Io volevo, prima di tutto volevo ringraziare Marina Reale, perché vi accompagna per 6 mesi, tutti i mesi. Quindi è sicuramente una cosa che invidio, però mi rendo conto che è una cosa veramente dura, bellissima, ma anche dura. E volevo che lei però due parole mi dicesse, adesso mi scuso che lo dico adesso, per cui così, damle. Però che ci raccontasse brevemente quella che è per te, cioè che hai l'occasione anche di vedere tutte le regioni, cioè di stare con i ragazzi, perché penso che sia veramente una bella esperienza, un grande onere ma anche un grande onore. E magari dopo, se Carlo, che è stato con noi durante la settimana, ci dice due parole, doveva essere così, segretario, scusami se è un po' malungo, però è giusto che ognuno parli e dica la sua, anche della sua semplicità come la stiamo ponendo adesso, perché veramente se vuole essere l'Expo dei protagonisti, allora i giovani devono parlare. Chi non mi conosce, come sono io, Marina Reale, io ho avuto questa opportunità grazie a Carmelo, il segretario nazionale, di partecipare a questa esperienza che è veramente fantastica, perché ti immerge proprio in tutte, nel mondo, e ti immerge in tutte le regioni. Gestire dei ragazzi è una cosa difficilissima ma allo stesso tempo bellissima, perché ci si interfaccia con ragazzi di ogni regione, ragazzi totalmente diversi tra loro, ragazzi che dopo un giorno fanno squadra, sono 15 ragazzi, quindi comunque è difficile accompagnarli, è difficile creare il team e soprattutto è difficile interfacciarsi con loro, ma altrettanto bello. Perché è difficile? Perché noi, come vuol dire, come struttura lavoriamo grazie a loro, sono loro gli imprenditori agricoli, e in questo momento, in questi momenti, si crea una vera e propria sinergia tra chi è di struttura e chi è poi imprenditore agricolo, e quindi valorizza sia la regione che c'è ogni settimana e sia il lavoro che stanno svolgendo le persone di Coldiretti e loro stessi. Quindi è veramente, ci sono dei momenti di forte stress ma che vengono ripagati da momenti veramente di emozioni che sono forti, forti, forti. E questo secondo me è il vero lavoro di squadra. Ogni settimana tra alti e bassi si crea un gruppo che è veramente forte, è qualcosa di... Non riuscirei ad usare né un sostantivo né un aggettivo per definirlo. È stancante, però lo farei 100 volte, continuerò a farlo e lo faccio perché ci credo e soprattutto perché vedo che loro ci credono. È una cosa bellissima. Grazie. A Carlo invece, se se lo ricorda, altrimenti puoi dire quello che vuoi, se c'è una cosa che ti porterai dentro di questa, cioè di queste settimane, perché tu ne hai fatte già diverse, di questa esperienza. Il padiglione dell'Ardolena. Allora, io sto vivendo l'Expo, l'ho visto in tramonti, l'ho visto da visitatore, l'ho visto come delegato del progetto di un'impresa e l'ho visto anche come espositore, quindi imprenditore. E sono sincero nel dire che viverlo facendo questi weekend insieme a questi giovani che vengono da tutta Italia è un'esperienza bellissima, sia perché si creano sinergie, si creano amicizie e hai la possibilità in pochi giorni di conoscere altri ragazzi che come te si sono buttati nell'imprenditoria agricola, che si fanno un mazzo tanto per fare i loro prodotti, per farli bene, e è un'occasione per confrontarsi, cioè proprio trovare spunti anche di crescita imprenditoriale, oltre che questo legame di 4 giorni fa crescere la tua professionalità e fa nascere nuove amicizie.
Un'altra cosa che mi ha fatto rendere conto l'Expo una settimana e mezzo fa è che noi siamo nel posto giusto al momento giusto. Cioè i ragazzi che adesso sono in agricoltura in Italia sono nel posto giusto al momento giusto, perché su qualsiasi canale si parla di food, su qualsiasi sito internet c'è un riferimento all'ambiente, all'energia o al cibo. Abbiamo l'Expo a Milano e quindi sono veramente fiero, sono orgoglioso, e abbiamo anche questa responsabilità addosso di vivere questo Expo nella maniera migliore. E aggiungo l'ultima cosa, che vedendo diverse regioni ti accorgi di quanto è stato facile in Italia, perché ogni giorno cambiando provincia ci sono menu diversi, ci sono prodotti diversi, ci sono esperienze di imprenditoria diverse, è bellissimo. Ma questa è dimostrazione, perché vedi anche Carlo appunto che non voleva parlare, perché l'abbiamo detto all'ultimo momento, cioè di quanti spunti effettivamente può dare l'esperienza e di quanto può trasmettere una persona semplicemente raccontando. E io non so se Claudio magari vuol dire qualcosa, se qualcun altro, mi piacerebbe che qualcun altro cioè, raccontasse, dicesse, perché effettivamente Coldiretti ha dato una grande occasione, cioè non so quante se ce ne sono, ma non credo che ci siano poi altre organizzazioni che chiamano i propri imprenditori a lasciare la propria impresa per andare a fare un altro tipo di esperienza, e quanti, perché questo è un grande segno di attaccamento alla nostra organizzazione, che è veramente atipica in tutti i sensi, perché sia gli imprenditori che la struttura hanno questa forte passione, questa vocazione, questo attaccamento che secondo me non si trova in altri, o almeno personalmente non ho mai visto né ho sentito raccontare, per cui è una cosa che ci deve rendere secondo me orgogliosi, che ci dobbiamo portare dentro e che dobbiamo, se riusciamo a trasmettere, perché oggi ce la stiamo raccontando tra di noi e va benissimo, perché tutto questo comunque ci fa crescere, perché è bene parlarne, però è anche bene poi uscire da qua e raccontarlo, perché se poi quello che facciamo in Expo, che facciamo in Coldiretti, lo raccontiamo all'amico, al collega, all'altro imprenditore, oppure semplicemente all'amico che fa altro, cioè questo rafforza la nostra, il nome della nostra organizzazione e lo rende ancora di più forte di quello che noi, che non è e che è, e da quelle, mi piace tantissimo questo termine che usa il mio delegato, copiandolo però dal ministro, la traiettoria di futuro, cioè ci dà una traiettoria che poi è aspettativa per quello che sarà il futuro dell'agricoltura, del cibo, dell'Italia e del mondo. Quindi se qualcuno vuole parlare prima che do la parola al mio delegato, Pier Carmine, mi farebbe tanto piacere. Io il primo giorno, cioè, visto l'Expo da oggi, l'ho vissuta una giornata della frutta. Potrei dire che l'80% nella seconda parte della mattinata di persone a cui abbiamo dato la frutta mi ha fatto i complimenti per la frutta che gli abbiamo dato, e più di una signora mi ha detto grazie, siete stati gli unici che hanno portato qualcosa da mangiare a chi passa, a chi viene a vedere l'Expo, e gratuitamente per farvi vedere. Quindi mi ha emozionato la cosa, diciamo. Io sono contento, delle aziende che come la mia hanno lasciato la propria azienda, la propria casa, hanno lasciato a casa magari anche i propri dipendenti, hanno fatto un giorno di ferie tra virgolette per donarlo alla Coldiretti, a quello in cui credono fortemente, e per un futuro migliore, per vedere, cercare nell'ottica che se c'è un impegno così assiduo, così concentrato per la qualità, per i prodotti che stiamo facendo, in questo momento dove facciamo una fatica grandissima nel lavorare, perché stiamo lavorando sotto prezzo, stiamo lavorando con milioni di difficoltà, e non voglio lamentarmi, ma voglio che presto arrivi veramente quel momento
dove ci venga riconosciuto quello che noi facciamo, dove noi abbiamo una dignità, dove piccoli soldi, pochi soldi che possiamo prendere in più, possiamo realmente investire ancora nella nostra azienda, nel nostro territorio e riuscire a realizzare qualcosa di veramente grande, che l'Europa ci guarda e dice: ma come hanno fatto questi ragazzi? Ma com'è possibile? Questo lo possiamo fare solo se siamo uniti, solo se riusciamo a darci una mano l'un l'altro. Expo ci dà una mano in questo, si torna a casa dell'Expo e si è veramente carichi di tante idee, di tante nozioni, di tanta voglia di fare. Serve qualcosina di più, serve che tutte queste idee, servono che tutte queste riunioni, si trovi veramente la maniera di riuscire a convertire in parole quello che, infatti, quello che noi stiamo dicendo in parole, perché abbiamo bisogno di quel qualcosina in più, ci accontentiamo di qualcosina in più, però quel qualcosina in più ci serve per diventare ancora più grandi, per diventare proprio il top a livello dappertutto, in Europa, agli occhi della gente, e dare ancora più qualità. Perché io sono disposto a rinunciare alla mia, a parte della mia produzione, e sono disposto a rinunciare a parte del mio stipendio per poter dare appunto maggiore qualità, per rivalutare il nostro territorio, perché il nostro territorio ha proprio bisogno di energia e della nostra voglia di lavorare, però ci deve essere proprio permesso di lavorare, e adesso facciamo ancora troppa fatica. Soprattutto possiamo permetterci di non far finire Expo, anche quando sarà finita in questo modo. Io voglio parlare. In realtà tra tutti i presenti forse sono quello che ha meno esperienza, perché io ho affrontato questa vita da un anno appena, non ho conoscenze come loro, non ho le loro esperienze, ma sicuramente condivido le stesse idee, gli stessi sogni. Io tra l'altro sono un valtellinese importato, perché non sono valtellinese, ma ci sono andato a vivere per farci il mio lavoro, e come ho già spiegato più di una volta loro, ho sposato appieno il loro progetto, ci tengo al territorio, ci sto mettendo anima e cuore per cercare di, insomma, di portarlo al livello che gli spetta, perché penso che sia uno dei posti più belli al mondo, penso che ci sia molto da lavorare per dargli la visibilità e insomma tutto quello che gli spetta, ecco, diciamo così, insomma. E Expo, devo dire che insomma è una mazzata quasi lavorarsi, perché si fanno dei grandi orari, però poi alla fine si viene a casa, si va a casa stanchi, sudati, morti, ma con l'animo rincurato di aver fatto qualcosa che veramente, come diceva lui, la gente rimane stupita. Stamattina penso di aver distribuito 1000 sacchetti con dentro la frutta, ero un pazzo furioso in giro per Expo col cartone in mano, ma era una cosa che non mi sarei mai sognato di fare in vita mia, ma nel momento in cui la facevo mi dava soddisfazione, perché dicevo: vabbè, la frutta non è mia, non l'ho portata io, non ci sto guadagnando io, ma chi se ne frega, facciamolo perché l'ha fatto. E quindi insomma niente. Poi uno lo dice, non lo dico io, lui è un milanese che barra Brianzolo. No, io sono Brianzolo. Brianzolo, che ha mollato il lavoro, lui e la moglie e la figlia, e si sono trasferiti in Valtellina e si stanno facendo il turismo. Un pazzo solo italiano. Claudio, vuoi dire qualcosa? Poi lì ci sta un ragazzo con gli occhiali, anzi due ragazzi con gli occhiali. Se vogliono parlare, non è che ci piace. Lo so che dobbiamo tagliare, però voglio sentire tutti. C'è il posto. Perché il nostro. Se sono in piedi, penso a questa volta. No, c'è qualcuno che deve tornare a fare tre ore di 20 mani. Allora, sintetizziamo. Allora, faccio lui la domanda a Piercani. Ogni volta viene sempre sto slogan, ma che ci abbiamo da dire noi? Che ci abbiamo da dire noi per calmo mondo? Adesso l'ultima domanda è sempre difficile, lo sai. Lo so, perché hanno parlato bene, hanno parlato tutti. Perché hanno parlato bene, hanno parlato tutti, si è detto tutto. Allora tu devi dire che cosa diciamo e cosa offriamo. Io non voglio essere detto, quello delle cose che voglio dire. Non ripeto quello che è già stato detto. L'Expo, bellissimo.
le nostre tipicità, bellissime. Io voglio parlare di quello che stiamo facendo oggi qua. Bravo. Oggi il nostro titolo è Esportiamo Futuro. Sono due parole che io, mentre voi parlavate, cerco un attimo di analizzare. Esportiamo. Oggi la regione Abruzzo si può permettere di esportare, perché probabilmente 15 o 20 anni fa si è capito che non si può essere più solamente agricoltori o imprenditori agricoli della produzione. Oggi non vale più questo discorso. Oggi bisogna essere imprenditori agricoli della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. Questo ci permette di esportare. Questo ci permette di esportare grazie anche ai giovani che hanno interpretato l'agricoltura in questa maniera. Oggi il giovane che entra a far parte del mondo agricolo ha idee innovative. Non basta più seminare il grano e andare al grande distributore a vendere. Allora i giovani hanno messo valore aggiunto nella nostra agricoltura abruzzese, perché probabilmente fino a 15 anni fa, da quei piccoli ricordi che ho e da quei racconti che mi vengono fatti, l'Abruzzo era una regione dove si produceva soltanto. Oggi noi siamo stati a Expo a far conoscere le nostre tipicità. Esportiamo futuro, Carmelo. Quel futuro, il futuro non siamo noi. Perché io ricordo benissimo la prima volta che venni in Coldiretti, invitato da Alessandro Fiore, venne ad ascoltare un signore signato, Carmelo Troppo, che oggi sono anche a me. Prima volta che andavo a San Giovanni Teatino. E non posso mai dimenticare le parole che ha detto. Adesso fra di noi si possono dire. Dice, ragazzi, se qualcuno vi dirà voi siete il futuro, mandatelo a cagare. Perché noi non siamo il futuro. Noi siamo il presente dell'agricoltura, delle nostre regioni e dell'Italia. Quindi noi, con il nostro titolo di oggi, esportiamo il futuro, stiamo esportando quel valore aggiunto che abbiamo dato alla nostra agricoltura, ma vogliamo esportare quello che sarà il futuro della nostra agricoltura all'interno delle nostre regioni. Perché oggi noi sappiamo quello che abbiamo, ma cosa avremo in futuro? Cosa dobbiamo ancora dare all'agricoltura dei nostri territori? L'Abruzzo ha fatto dei grandi passi avanti, direttore. L'Abruzzo ha capito che all'interno della propria regione ha un terroir con 130 km di costa, con 100 km in larghezza, dove si va dal mare alla montagna con 30 km, una biodiversità immensa. Si passa dal mare a Fossa Cese, sulla costa di Trabocchi, si può andare a sciare con 45 minuti a Passo Lanciano, dove mentre fai la discesa guardi il mare. E anche le produzioni si diversificano in questa maniera. Perché si passa dal pesce, che oggi fa parte anche di Coldiretti, con i pescatori, quindi si mangia sul trabocco, si entra nell'entroterra con le prime produzioni di uva, si passa attraverso da quelle dell'uva, si va su dove cominciano i pascoli, dove comincia l'allevamento, latte, prosciutti, salami, e si arriva a quello che è l'oro d'Abruzzo, che ci ha descritto prima con lo zafferano, che ha avuto un grande successo. Quindi il nostro compito di oggi è quello di capire cosa dobbiamo esportare in futuro, perché l'Expo tra qualche mese finisce. E il nostro più grande obiettivo è quello di capire cosa dobbiamo fare dopo l'Expo, perché se finisce l'Expo e finiamo anche noi, la partita è finita per tutti quanti. Quindi, Carmelo, te la chiudo perché tutti siamo stanchi. Una mia domanda a te la voglio rivolgere in questi termini. La prima volta che ti senti parlare, l'ho ripetuto adesso, questa è una cosa che mi porterò sempre dentro. Cosa si aspetta Coldiretti da noi giovani e cosa Coldiretti vuole che noi giovani diamo al prossimo futuro e alla nostra agricoltura? Innanzitutto grazie. Grazie per aver organizzato questo momento e poi vi dico perché ritengo che questo momento sia un momento importante. Prima però faccio un appunto alla segretaria dell'Abruzzo, che è questo, traiettoria di futuro non è una definizione del ministro, ma è un libro che 3 anni fa ha raccontato le storie dei giovani di Coldiretti, quindi visto che noi l'abbiamo messo per iscritto, forse è il ministro che ha copiato noi e non noi a copiare, e non Pier Carmine a copiare il ministro, però a parte questa breve, parentesi, giusto perché a noi in Coldiretti ci piace darle le traiettorie, non riceverle, quindi anche noi giovani qualcosa da questo punto di vista l'abbiamo tracciato.
Per Carmen, tu mi fai una grande domanda: che cosa vuole la Coldiretti dai giovani? È giusta, questa è una domanda giusta, perché io penso che oggi la Coldiretti sia in condizione di poter chiedere ai suoi giovani. E tu puoi chiedere quando hai dato. E secondo me ci sta... Guardate, io ve lo dico veramente senza timore di smentita, perché frequento il mondo delle altre organizzazioni. Non c'è nessuna organizzazione di nessun settore che ha investito quanto ha investito la Coldiretti sulle sue giovani generazioni. E lo ha fatto non oggi ad Expo, lo ha fatto già ormai da oltre 20 anni, quando ha pensato che non ci si poteva arrendere e non si doveva seguire le voci di quei grandi professori universitari, luminari del mondo dell'economia, politici, che ritenevano che l'agricoltura doveva essere un settore in via di declino, che doveva essere accompagnato piano piano diciamo alla pensione, ok? Quando scomparivano quei pochi agricoltori, così dovevano rimanere alcune grandi imprese che non erano nemmeno imprese agricole, ma erano imprese agroindustriali, doveva scomparire tutto, e quindi era un settore. No, la Coldiretti ha detto: no, io a questa storia non ci sto. Io voglio donare alle generazioni future un'agricoltura che sia un'agricoltura di opportunità. Ed è per questo che, prima passando attraverso il legame con il consumatore, poi la straordinaria intuizione di questa organizzazione, la legge di orientamento nel 2001, che ha aperto il mondo dell'agricoltura a quello che tu poi hai definito il nuovo imprenditore agricolo, che produce materie prime, che le trasforma, in cibo e che poi le commercializza. Tutto questo rientra all'interno del nuovo soggetto imprenditore agricolo che nasce con la legge di orientamento, che questa organizzazione ha voluto fortemente e che forse il direttore Polponi più di me ricorda come veniva scimmiottata e come veniva derisa da chi diceva: sì, vabbè, ma adesso che ci mettiamo a fare? Ci mettiamo a fare fattorie didattiche, non facciamo più gli agricoltori, non siamo più agricoltori, non siamo qua, non siamo lì. E da lì parte un percorso, perché poi si è creata una nuova figura imprenditoriale, si è creata un'agricoltura che desse opportunità di sviluppo all'interno dell'impresa agricola e all'interno dei territori. Ma questo sicuramente non era sufficiente. Non è sufficiente creare l'opportunità di fare impresa se poi quella impresa non la rende riconoscibile, no? E allora abbiamo dovuto lavorare sul concetto di far conoscere quello che facciamo. E noi da dove siamo partiti? Noi siamo partiti dall'agricoltura di prossimità, siamo partiti dall'economia del territorio, siamo partiti dall'economia delle relazioni, dal contatto diretto con il consumatore, e da lì abbiamo sviluppato tematiche quali il chilometro zero. Eppure lì venivamo scimmiottate, le scimmiette gialle che vanno a fare i mercatini, e poi dal chilometro zero, e quindi consuma locale, e quindi consuma il tuo prodotto, perché il prodotto locale è più buono, è di qualità, perché l'agricoltore ci mette la faccia, perché lo garantisco io, perché noi lo facciamo meglio degli altri, le magliette che abbiamo fatto in questi anni, gli italiani lo fanno meglio degli altri, e poi la battaglia che abbiamo fatto in questi anni in difesa dell'origine del prodotto, e quindi la voglia nostra di affermare, nel momento in cui io dico io voglio che obbligatoriamente si metta scritto l'origine del prodotto, significa che io non ho paura di dire chi sono. Io non ho paura di dire chi sono, perché io sono consapevole di quello che faccio, perché io garantisco per quello che faccio, e qualora mi viene a controllare e io sto facendo una magagna, io sono pronto a pagare. Però se sono pronto a farlo io, allo stesso livello mi voglio confrontare con gli altri. E da lì la lotta per la difesa del Made in Italy.
da lì la promozione del Made in Italy. E oggi, guardate, non c'è un settore in Italia dove non si punta sul Made in Italy. E allora gli occhiali devono essere Made in Italy, l'abbigliamento deve essere Made in Italy, le macchine devono essere... Adesso siamo ritornati tutti quanti al Made in Italy e siamo partiti, però da dove? Dalla concezione di difendere l'agricoltura territoriale, di difendere l'agricoltura del territorio, da quello che doveva essere il mercatino di Campagna Amica, siamo arrivati fino a portare il Made in Italy ad essere di nuovo voluto in tutto il mondo, e oggi tutti quanti stanno lì a ruotare intorno a questa parola del Made in Italy, del Made in Italy, del Made in Italy. Quindi noi da un lato abbiamo fatto, il primo passo che abbiamo fatto è stato rinnovare l'impresa agricola, rinnovare il concetto di agricoltura, una via italiana all'impresa agricola, perché guardate, i francesi, io ero ancora a Bruxelles, ci contattarono per dire ci fate vedere la vostra legge di orientamento, perché ne vorremmo fare, l'hanno presa, la legge la vengono a prendere nell'ufficio di Bruxelles, gliela consegniamo noi, la legge di orientamento così come l'Italia l'aveva scritta e così come l'hanno presa e l'hanno fatta pure loro, però non l'hanno saputo interpretare. E sapete perché? Perché ciò che non è autentico non è realizzabile, perché loro dovevano fare una cosa che era fatta per loro, che era fatta per i francesi. Noi la legge di orientamento l'abbiamo fatta per noi, per la creatività degli italiani, per l'esso degli italiani, per la voglia degli italiani di essere persone espansive, di essere persone che sanno andare incontro agli altri. Questo poteva funzionare in Italia e non poteva funzionare in un altro paese, e qui è stata la nostra prova. E vengo all'importanza di questo incontro e concludo per dirvi che cosa secondo me oggi la Coldiretti si aspetta dai suoi giovani e che cosa oggi la Coldiretti si può pretendere dai suoi giovani. Quello che vi ho raccontato secondo me ha posto anche le basi affinché in Italia si faccia. Guardate, in Italia c'erano tutte le l'Italia aveva tutte le carte in regola per fare un Expo, non per forza doveva essere un Expo sull'alimentazione. Io credo che se non ci fosse stato il racconto che noi abbiamo fatto in questi anni, in Italia forse si poteva avere un Expo sulla manifattura, sicuramente, un Expo sulla manifattura. Noi però, più del mondo della manifattura e dell'artigianato, siamo stati quelli spinti dalle imprese agricole, spinti dal coraggio degli imprenditori agricoli che l'hanno sempre dimostrato, perché hanno sempre preso in mano le sorti del paese in tutta quanta la storia repubblicana e non di questo paese. Nei momenti di maggiore difficoltà il paese lo hanno sempre risollevato gli agricoltori, scendendo in campo e affrontando. Noi nel momento di crisi, la crisi non l'abbiamo subita, ma la crisi abbiamo cercato di trasformarla in un'opportunità. Gli altri l'hanno subita. E allora per questo secondo me l'Expo è stato fatto sull'alimentazione, sui nostri temi e non su temi di altri che pure avevano pari dignità rispetto all'impresa agricola italiana, perché non, la manifattura italiana è talmente importante quanto l'agricoltura italiana. E allora oggi secondo me l'Expo, una volta che l'abbiamo creato, perché la Coldiretti ha creato le condizioni affinché si facesse un Expo sull'alimentazione, oggi quando Carlo Maria diceva siamo al posto giusto al momento giusto, Carlo, eravamo al posto giusto al momento giusto quando bisognava costruire l'opportunità, oggi siamo al posto giusto al momento giusto nel momento in cui bisogna essere protagonisti. Questa è la capacità, è la capacità di essere maturi, si è maturi quando si sa cogliere l'occasione nel momento in cui arriva, no? E non dopo, per dire con il senno del poi, ah ma se io l'avessi saputo avrei fatto diversamente. No, no, noi no, nel momento in cui c'è l'opportunità cerchiamo di coglierla fino in fondo. Oggi l'Expo ci pone davanti alla terza sfida, che è forse la sfida più grande per farmi, che è la sfida che noi oggi abbiamo creato un'agricoltura nuova, un'agricoltura all'italiana,
Noi oggi abbiamo creato un marchio che è il Made in Italy. Queste due cose insieme hanno fatto in modo che il mondo ritornasse a richiedere prodotti italiani. Gli ultimi dati di Google ci dicono che nell'ultimo anno la ricerca su internet a livello mondiale di prodotti Made in Italy è aumentata del 13% in generale e per quanto riguarda il settore agroalimentare di quasi il 30%, punta più alta. Questo significa che noi abbiamo delle potenzialità di crescita, noi abbiamo un mondo che ci cerca e forse noi non siamo ancora capaci di raggiungere quelle potenzialità. Allora la sfida oggi, e anche qui i primi nemici sono quelli che di noi diranno sì, ma che cosa mi metto a fare adesso? Sono quelli che non ci credono, sono quelli che affronteranno la questione in maniera difensiva e non attaccando e andando a cercare ad attaccare l'opportunità e ad entrare in area di rigore e fare gol. Saranno quelli che se la giocheranno, quelli sono i nostri peggiori nemici. Che cosa devono e possono fare i giovani di Coldiretti? Cogliere fino in fondo questa opportunità, perché è a loro a cui è stata consegnata l'opportunità di lanciare ancora di più oltre l'ostacolo l'agricoltura. E secondo me l'unica strada che abbiamo per fare è creare una grande rete di relazioni tra imprese giovani ed innovative che sappiano prendere in mano questa opportunità e vincerla fino in fondo. Io sono convinto, e qui mi rifaccio a quando il nostro segretario generale di Coldiretti dice: guardate che la partita siamo a tanto così per vincerla, ok? Per vincere le partite, però, la prima cosa che bisogna evitare di fare è avere il braccino corto del tennista. Noi oggi dobbiamo avere la capacità, non so chi di voi gioca a tennis, ma nella finale di Wimbledon di quest'anno, sebbene Federer ha perso contro Djokovic, su un tie break gli ho visto giocare una seconda palla aggressiva. È uno come Federer che scende sotto rete per giocare una demi-volée, è soltanto un campione. Ecco, secondo me noi dobbiamo giocare alla Federer, anche se abbiamo una seconda palla, la seconda palla la dobbiamo giocare come se fosse la prima, scendere sotto rete, attaccare e vincere la partita perché è alla nostra portata. Incontri come questi servono a creare le relazioni giuste. Mi auguro che la prossima volta ci sia un incontro tra l'Abruzzo, la Lombardia e magari la Sicilia, che la prossima volta ancora ci sia un incontro tra l'Abruzzo, la Sicilia, la Lombardia e il Piemonte, e che questi incontri crescano sempre di più e che mettono insieme tutti quei giovani che oggi la Coldiretti sta portando all'Expo e che possono prendere in mano questa opportunità e farla diventare una vittoria per tutti. Solo una cosa, grazie. No, io poi ti volevo fare un'altra cosa. Io ti ringrazio a te per avermi dato questa opportunità, però tu non mi ringrazi adesso perché ti sei fatto un debito con me che non so parlare. Comunque, da oggi lanciamo l'hashtag, perché ormai il pubblico, l'hashtag è solo cazziate. Detto questo, no, allora, grazie a lì dietro Mauro Del Ponte, che è il coordinatore di Campagna Vita, quello dell'Università di Gabriele, che vi ha preparato l'aperitivo per la sua di adesso, che il più giovane ha 19 anni e che quindi entra ufficialmente nel nostro movimento giovanile, il fratello di un nostro, tra l'altro, giovane che faceva parte del movimento, adesso è vicepresidente di Pescara e quindi ha fatto, è il finalista dell'Oscar Grillo un paio d'anni fa, che ha fatto tutto il suo percorso e quindi è un po' il nostro orgoglio. Giovanni, però adesso c'è Paolo.
E grazie a Stefano, grazie a Marta Valente, grazie al direttore Volpone, grazie al direttore Bertinelli che ha puntato tanto sui giovani, anche se oggi non è potuto venire, grazie a segretario, ma adesso basta perché l'abbiamo ringraziato troppo, ma soprattutto grazie di cuore, perché grazie a Claudio, grazie a Marina, grazie a Carlo, grazie a tutti voi, grazie soprattutto a te, a voi che avete parlato, perché mi riempite il cuore, però grazie, e veramente ve lo dico di cuore, perché loro mi danno il senso del mio lavoro e quindi il senso della mia vita per Carmine e Giuseppe, perché cioè, se non ci fossero loro non avrebbe senso a nulla. Concludo e andiamo via. Perché qui Alessandro ha detto grazie a tutti, però il ringraziamento ad Alessandro non lo fa nessuno. Quindi mi permetto io di ringraziarti a nome di tutti quanti noi e a nome dei ragazzi, perché quello che fai e io dico che a me, a Giuseppe e anche agli altri due delegati ci invidi molto bene, quindi dobbiamo molto anche a te di quello che noi sappiamo oggi e che sappiamo fare. Concludo con un gesto simbolico. Noi ringraziamo la Regione Lombardia e per ringraziare la Regione Lombardia ringraziamo Stefano Lavizzi in qualità di delegato dei giovani lombardi, regalando come gesto simbolico un barattolino di Zafferano, che fondamentalmente è il principe dell'Abruzzo e che nell'Expo si è dimostrato essere il nostro cavallo di Troia per entrare con una gamba tesa nel mondo globalizzato. Questo è un gesto per dirti che l'Abruzzo vi ringrazia e che quando sarà il nostro turno faremo quello che avete fatto noi. Allora io vi lascio. Un weekend di in Expo, salite voi abruzzesi e ci facciamo risotto la milanese con questo. Molto volentieri. Grazie a voi. Sotto ci aspetta qualcosa da mangiare. Dai. È un buon bicchiere di vino abruzzese, la pizza.